noi ti tirano le pietre. Che con noi ti tirano le pietre. Qualunque cosa fa, dovunque te ne va. Tu sempre più in faccia prenderà. Tu sei ricco e ti... ciao caro Beppi! Ciao caro Sandro. Giuseppe Beppi Turini, anche oggi il nostro ospite, Te vedi che ancora ti ho accolto con una bella canzone. Sì. Penso che sia del 67. Po, 1906, un po' datata, 67, sì. Che la parla de che Quando ti tira i sassi, no? ti tira le pietre, eccetera. non è che vuoi tirarti i sassi, te lo dico subito. Eh? Ma eh, sta canzone qua la mi serve per. Ma scusate, un caro saluto ai nostri amici. Di Telegarda, appassionati esatto. di dialetto e benvenuti cosa, al nostro simposio se me, te me come sempre coi racconti mitologici desmeteghevo de sapere che vecchie <ride> che, <ride> che ne eh, sì. e quindi un caro saluto a tutti naturalmente sempre in buona salute mi raccomando carta e penna perché credo che qualse, qualche signora là fa la furba carta e penna mi raccomando perché i nomi sono tanti a questa volta esatto stavolta. esatto oggi vedete la canzone d'Antoine 1900 67 mi pare, quindi parlando di 50 anni fa. 50, Pensavo, anni fa, 50 anni fa, 50 anni fa giusto, che parla appunto di queste pietre che i tira, se te sei bom, se te sei cattivo, ti tira sempre i sassi. Perché pietre, sassi che i tira? Perché ancora io, il Beppi ne parla del mito e non di queste cose, che tira bene, qualche dubbio. Tira i sassi, tira i sassi. Tira... Allora Beppi, di cosa te ne parli ancora? Stavolta parleremo, so che come dire parleremo della punizione che l'idea dell'Olimpo gli ha dato alla razza umana. Ah, ah capito, quindi noi uomini siamo sempre destinati sempre, a... Ma non solo uomini, anche donne. Tutti, tutti. tutti. L'idea dell'Olimpo, che ne tanto, di tutti i colori che no, i nostri amici di Telegarda. Eh. No, Sull'idea dell'Olimpo, era sempre su, perché non aveva niente da fare, come abbiamo detto, e guardava il comportamento, il comportamento della razza umana. Gli ultimi tempi erano un po' nauseati dall'abrutimento, dalla malvagità della razza umana, omicidi, guerre, soprattutto omicidi in famiglia, soppare, che copa i fioi, i fioi che coppa la... Allora aveva deciso di dire che bisogna dare che una lezione a questa brutta razza umana. Sì, teni con beh, che anche le, le idee su uno ne combineva. Sì, no, non è che fu stato un esempio, sti, non, non era panda a no, non, non è no che si sia stato un grande no, esempio. Era panda li, Però comandava loro beh, e allora decideva e non sapeva come fare. Però alla fine la goccia che ha fatto traboccare il vaso è ne la nefandesse dell'Icaone e dei suoi ah. so 50 fiori. Scusa, 50 fiori? L'Icaone l'aveva usato 50 Sai chi va 50 alla volta? Oh, il, del mito greco. Allora... Non serviva centro del procreazione. No, 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 non boh. serviva niente. Che aveva 50 fioi e due femmine, che fra l'altro le due femmine non le aveva neanche sue. Le, ah. le era della sua donna, neanche della sua donna, perché le aveva diverse donne, Licaone, e le cambiava spesso. E 50 fioi le aveva con diverse donne. Le due femmine invece le ha avute una da Apollo e una da Zeus, una certa Dia e una certa Callisto. Comunque, Licaone de Licaone, era il fiore di Pelasco, era il re dell'Arcadia. Di de Pelasco e di Melibea era il primo re che fondato la, la stirpe dei Pelagi, e era il re dell'Arcadia. Questo Licaone la fondò la, la città più antica dell'Arcadia, che l era. L era... Di Cosura la più antica città della Grecia di era la più antica città della, era, eh, era antica città della Grecia, eh. fondata Licaone, Licaone all'inizio pareva anche un buon uomo. Dopo, non andare avanti con gli anni, lui e anche i suoi 50 fiori, che somigliava più a delle bestie che agli Uomini, perché okay. faceva sacrifici umani i che diceva che era Zeus, che li ordinava, invece non era vera. Lei era diventata un'empietà non credeva nemmeno. Lei che maniva anche la carne e piove anche di quelle robe e soprattutto che idea fastidio agli dèi. Lei era un empio, l era uno che l'empietà era punita dagli dei con la morte oh, perché noi, non qui che, non crede, qui che non credeva nell'Olimpo e negli di fatti sai che anche a Socrate le sta condannando a morte per empietà, esatto. non perché l'aveva copa qualche dunino Lei era un empio che non credeva negli dei la condannava certo. a morte e noi era mica. L'ultima ah, arrivata. arrivato. te, eh. insomma, o agnostica. No? Lui... e sto Licaone alla fine mi ha detto: Adesso a metterlo alla prova. Ah. E allora Zeus, da comune mortale, nella casa di Licaone, il sembida e a ad, disnato. E allora Licaone con i suoi 50 fiori la capì che non era uno che veniva da strada. La capì che è uno che va dall'Olimpo. Ah, no? la capì subito. La subì. capì subito, che <ride> non vede <vai ride> uno a battere la sua porta. Ho capito. Allora mi Adesso sistemo mi questi chi dell'Olimpo, vediamo se la vera che è proprio io, io è onnipotente, è onnisciente. Allora Elga prepara il banchetto, mette lì le carni dei sacrifici che aveva fatto prima e mette le carni dei sacrifici, io il io la un in putelot, tagliato a tocchi. Egli la mette lì, la cot, e la mette mette le carni. Alcuni dicono che l'abbia copa addirittura sono Eodo, Arcade, Fioio del Calisto. Altri o. dicono che l'abbia copa in fio del servo, che era lì, l'abbia copa. Comunque, gli gatti un putelot da mangiare. Madre. Zeus. Che non era stupido, la capì subito che adesso ha raggiunto il limite. Il la ribaltò su tavola, tavolini e tutto. La copai su 49 fiori e la copai tutti. E, e l'icaone lica, la trasforma in lupo. perché l'abbia trasformato in lupo che, perché da, da l'icos che in greco significa lupo, e si chiamava l'icaone e la trasforma in lupo. La copai su 40 fiori e la salva sull'ultimo, un che l'era più e lei sta proprio sotto il regno di Nitimo che sta il diluvio universale. Ah. la punizione che aveva deciso di fare era mandare il diluvio universale e sottrarre sotto le acque tutta la razza umana, in modo da fargliela pagare cara. Allora a questo punto, non poteva coparli tutti, perché dopo la razza umana veniva estinta doveva tutta... lasciare un nome e una donna, e allora pensate a lasciare a proseguire la specie Deucalione e Pirra, che era do marito e moglie allora del qualione Sarialom e Pira e pira, no mirano come no, quella dei pira, magi Pira Pira, pira. era la sposa do una copia esemplare oh finalmente che ha una copia era esemplare a posto. che ha passato tutta la vita facendo oh. sacrifici agli dèi comportandosi bene aiutando chi aveva dei bisogni ospitando tutti si se è sempre rispettato con l'altro noi si è fatti i corni gli verdeva la porta a chiunque passeva e allora ho oh, capito Prometeo Deucaglione de era un fiore di Prometeo, quel famoso Prometeo, quel che, che, che era stancadena e l'aquila la veniva mangiare il oh, fegato, no? Sì, sì, Prometeo era il suo padre di questo. E la visà che guarda che gli hanno intenzione di mandare il diluvio, che di, fa su una barca, mette che dentro un po' di roba da mangiare e monta su perché <coughs> fra un po' arriva il diluvio. Deucaglione de quella sua so donna, Pira, Pira era, era su so Neuda so perché era una fiore di suo fratello Epimeteo. Ah. <coughs> Che aveva Prometeo che aveva tre fratei: Epimetio, Menetio e Atlante, quel famoso Atlante che aveva trovato ah, nella sì. storia di Perseo. Sul... Era, fio... era fratello di Prometeo. L era tutti i fiori di Giappeto e di Climene, titani di prima generazione, fiori di Urano e Gea. Perciò era titani, fiori di titani, tutto un, un titanismo, tut de... tutti immortali. Madonna che roba! Allora il fascista questa barca. <coughs> e mette su la sua mette su un po' da mangiare e arriva il diluvio. È un po' come... un po' come... di noi, eh? noi, eh? Dunque, le robe e esso, lui no? le veniva prima, allora. Ah, capisci? Lui Dopo La prima storia è quella di Grecia Dopo 9, dopo... Sto diluvio dura 9 giorni e 9 notti di acqua, sopra tutta la Grecia, che galleggia solo questa barca con su dai quaglione e pirra. Dopo 9 giorni e 9 notti il diluvio si placa, cala le acque. E la barca la si ferma sul monte Parnaso. Paventati, questi due sposi, nessuno si fida del foro. La fuori una colomba, l'ha fatto il giro su queste terre emerse, e dopo lei è tornata dentro una specie di arca di Noè. Eh? E allora si è tranquillizzati e ha visto tutta questa desolazione. No? Allora, il da questo monte Parnaso, Parnaso e trova nel tempio dei Temi. Vicino alle rive del fiume Cefiso, vi ricordate che il fiume Cefiso, la Ventrovano, vi ricordate la storia del, del fiume Cefiso, del dio fluviale Cefiso, la storia di Eco e Nargiso, ah, sì. che ah. era Nargiso, era fiore del dio fluviale Cefiso e della ninfa Liriope. Ecco, il fiume, vedi che torna sempre se torna, torna sempre. Che è sempre eh, tutte stesse. E allora, eh, vissima, sulle rive di questo fiume Cefiso, trovato il tempio della dea Temi, Elia, è cioè, supplicata. Che, voglio, che loro non vogliono stare nel mondo così senza nessuno e eh beh per forza era da soli e allora si presenta se Zeus e che dice che qualunque desiderio loro i vogliono eh, sarà soddisfatto sarà soddisfatto ah, però, bello. Zeus, a questo punto a questo punto se presenta se presenta a Deucaglione Pira lì davanti al Tempio, dei temi, si presenta la dea Temi stessa. Temi era la dea della giustizia, alcuni dicono che è sta, una delle sue fiole, le ore, che le era fiole dei temi e de Zeus anche quelle, però le ore o temi, noi, noi mettiamo che Temi sia stata la dea della giustizia, Dopo, noi la mettiamo così. E la si presenta Eila in persona e la che dice ad Eucalione Pira. Quando lascerete il, il tempio, velatevi il capo e stracciatevi le vesti e gettate alle spalle le ossa della grande madre. E la parte e la torna sull'Olimpo. Sti due, guarda, spaventai e non sapeva cosa fare, e pensiva. Ecco, che sarà? Alla fine, ripeti, gettate, gettate alle spalle le, alle ossa, spalle le, ossa, le ossa, ossa della grande della madre. Grande madre. E allora, sto belle allora io, 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 io si è messo una pesa sulla testa, si è venuta il capo, si è stracciato le vesti e io ne, io ne vado. Mentre ne vado per il monte Parnaso, messa messo tutti questi sassi a pensare alle ossa della grande madre, la grande madre Legea, quella che ha generato tutti i titani, sposa di Urano, allora le, le ossa non può essere che i sassi ha detto. Allora gli tolto i sassi e si li a drivo la schiena. E allora i sassi che butteva Drio alla schiena, ecco, Deucalione, de le pietre, quel le, che disegna la canzone, pietre, le famose le pietre. pietre della canzone, eh. tutte queste pietre che buttava Andrio Deucalione de le si trasformava in omeni. E tutte le pietre che buttava del Drio Pira diventavano donne. donne, così si ripopolava il genere umano. E' come una processione praticamente. Loro venivano avanti del Drio veniva su, uomini, donne, uomini. Tutti contenti come la Pasqua. Così il genere umano si po Ti tirano le pietre, va un po' queste pietre qua. Rigenera il genere umano, ha avuto la sua vita di uguaglione pirena avanti, ha avuto dei fiori. Chi che è vissero felici e contenti? Chi? Sì, sì, vissero eh, felici e contenti. No, I del... diversi fiori oh. anche, i più importanti sono. Oh, L'HV diversi fiori, questo è. Le, l'Eleno le che è il capostipite dei, dei Greci, insieme a ah, Danao, insieme a Danau. Eleni, insieme eh, Eleni, a Danau, eh, eh, Danau che è diversi, Eleno, la fonda gli Elenici, che è ancora adesso. Eh. Anfisione che è diventata il re, di, re di Atene, e dopo la una fiola, anche, Protogenia. Okay. Protogenia. protogenia, questa a me piace. La se la fiola mi dice protogenia. protogenia perché la sta la prima donna nata dopo il diluvio universale. Ah, la prima la sta protogenia. protogenia. Quindi e mi raccomando, appunto protogenia la prima donna dopo il diluvio universale, dopo però dei greci. Dei perché greci se eh. Noè, no, no. Magari la da Noè, magari no, no, no. no, no. Eh, non so, no, eh, Melissa, sì, o sì, 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 non Filomena. E ecco. Dopo il diluvio di Eucalione, comunque. La chiamada Protogenia, Protogenia. la prima donna nata dopo che, che un altro autore che dice che c'è un altro fiol che ha una ah. particolarità abbastanza interessante che si chiamava oresteo oresteo era un fiol di eucalione che aveva una cagna che aveva una cagnota e mm. questa cagnota lei morta, la, la, la partorì in ceppo la nasocca invece che partorire in cagnota la partorì in nasocca Questo oresteo vedere questa roba, questa caglia che partorisce, una socca, una socca, sì, una socca di legno una... la sua strada dopo un po' de di tempo, oh. dalla terra, è venuto il, il primo tralcio di vite oh bella questa qui il primo tralcio di vite è venuto in Zeus incantato da questa roba la messa la cagna, la messa la cagna di Eurosteo sul plafond ecco, torna e ancora e la messa nella stella Sirio che con la luce la fa fruttificare il printralcio tralcio de vite Ma che ti è buttato da pensa a poche roba. Naturalmente, questo printralcio tralcio de vite se ne impadroni subito Dioniso, quell'embriaghella. Ah, quell quell e lì la comincia a mettere due vigne dappertutto e a darle a tutta la razza sì, umana. Sì, tu che embriaghella, le era embriaghella. Le era embria Gomma. Ecco. Eh, così è nata, è nata la prima vigna, lei è nata così. Ma pensa che è? Da, da una soca che è partorita da una cagna di Oresteo, figlio di Deucaglione. Ho capito. Ecco, dopo Deucalione le, le morte le, le sta sepolto all'Ocrio a Punzia e lì è stata fatta in tempio e le sta al luogo di culto, in Duchineva tutti. No, eh. ho capito. Deucalione è Pia, ma che bella storia. E chi parla. finisce la nostra storia del primo diluvio Comunque, universale... Signora Bem, stavolta. Eh, ecco, Signora Bem, dai. Che se no, era sempre ecco, quelle sì, conclusioni lì sì, sì. drammatiche. Sì, no, morti, eh, che no, stavolta... Eh, stavolta... Che... No, no, stavolta i morti che stai, ma per colpa degli Olimpi, chi ha mandato il diluvio? Ecco. Naturalmente ricordo che durante la puntata vedrete delle bellissime immagini perché la mitologia greca dopo è stata ammortalata da, dai eh, pittori, da pittori, dai scultori, scultori. durante i secoli durante tantissime sei. opere le rappresenta proprio eh, sì, la mitologia. fatti no? della mitologia esatto, greca. Esatto. Sì. E dopo ricorda sempre questo Zeus che lo metteva sul plafond, eh, che Zeus, metteva sul lui lo metteva sul suo plafond, tutte, tutte quel tut... che veniva a mente. E quindi le costellazioni le ha origine. Beh, allora, a voi poi a parlare di acqua, di diluvio, è quel che si spera che venga, perché chi sta in acqua proprio poca. Allora vi presento, cari amici, in conclusione un vocabolarietto idrico, cioè che ha a che fare con l'acqua. Partiamo con la sortiva. La sortiva è la sorgente. Naturalmente poi c'è l'acqua. Ecco, qui vi faccio notare, lo vedrete sul teleschermo, che acqua, alcuni lo scrivono col CQ, altri senza la C, solo la Q. Da cui naturalmente acquar, irrigare. E il rodoler. ecco, il rodoler è colui che regola l'irrigazione a turnazione, appunto, nelle campagne. Il rigagnol, beh, assomiglia all'italiano, è il rigagnolo. Beh, la fita e la roggia, quelle che hanno tolto, appunto, adesso, per cercare di risparmiare acqua, la rosa è il fossato, il canale, la pozza è un laghetto, la pozzanghera, l'ac scritto con l'acca o senza H è il lago. Ecco, questo mugnon, ecco, questo mi interessa, siccome abbiamo una località qui ad Arco oltre il ponte che si chiama Mogno, ecco, Mogno deriva appunto dal mugnone o Mognone, che è la riva del fiume, la riva della sarca. Ecco, di solito sui fiumi, specie quelli che hanno una certa pendenza, ci sono eh, i torchi, i molini, quindi il torch è il torchio, ad arco c'è anche via del torchio, ma non c'è più chiaramente neanche la ruota, il molim è il molino. Ecco, quando sta per arrivare a piovere, cosa succede di solito? Beh arriva il tom con la O chiusa e il tuono e quindi la saieta, il fulmine. E a volte se c'ha pan bel scorlom no? quando arriva sti fulmini. Che hanno una botta. E eh, scorlone cos'è il sobbalzo, il sussulto, lo scossone. E poi arriva finalmente Sguaz, l'acquazzone, o addirittura per stare in, in tema trattato dal Bepi del diluvi o il deluvi che è il diluvio. Oggi abbiamo parlato appunto di diluvio eh, diluvio universale con Deucalione e, e Pira. Bene, anche oggi penso che Bepite mai fa una bella lezioncina sì, sì. di mitologia greca penso, penso che una lezione, ma un tanti ha imparato tanti aspetti curiosi veramente e quindi per questo ti aspetto per altre puntate Ancora, quindi, sì? ah, sicuramente preparate e aspetto che te vaghi a rischio a tutto eh? no, no, mi no. raccomando Grazie Beppi, grazie Sandro, naturalmente grazie anche a voi, spero che vi sia piaciuta questa puntata sulla mitologia, naturalmente vi aspetto alla prossima puntata, naturalmente ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao di nuovo a tutti!